Dopo un anno di stop, ritorna il premio architettura, arrivato alla terza edizione. Le iscrizioni si apriranno il 3 dicembre e si chiuderanno l'11 febbraio. Diverse le categorie in concorso. Il vincitore della sezione Under 40 riceverà un compenso di 5.000 euro. Quasi 8 secoli dopo, Castel Fiorentino festeggia la revocazione della pace di Montaperti. Guelfi e Ghibellini posero così fine al conflitto, citato anche da Dante. Mazzeo, una giornata da vivere in sicurezza, quindi vacciniamoci. La pandemia ha colpito duro e tra i settori che hanno pagato di più le spese c'è l'edilizia, sia che si trattasse di quella residenziale o relativa ad altri ambiti, e con essa si è dovuto fermare anche il lavoro di tanti professionisti, come gli architetti. Adesso che il paese è ripartito, anche loro si sono messi in marcia e dal 3 dicembre avranno l'occasione di proporre delle progettualità all'interno del premio architettura. Si tratterà della terza edizione, dopo lo stop per il Covid. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha accolto con entusiasmo il ritorno di questo appuntamento, che ha già lasciato diverse tracce nelle nostre città. Il significato di questo riconoscimento è stato sottolineato anche da Tommaso Barni, presidente del comitato organizzatore, che si è detto curioso di scoprire le evoluzioni nel segno della ripartenza. È bello ritrovarci qui, è bello poter ripartire anche con il premio architettura, l'abbiamo voluto fortemente nella scorsa legislatura, l'abbiamo confermato anche in questa, perché penso che disegnare il futuro passi dalla capacità di saper ripensare anche i nostri territori, perché vuol dire funzionalmente ripensare il modo di vivere delle nostre comunità. È bello che questa iniziativa viene fatta insieme a tutti gli ordini degli architetti, a loro va un grande grazie, a partire dall'architetto Barni, che guida questo lavoro. Credo che il futuro passi attraverso la capacità di saper ridisegnare i nostri territori. E qui una sfida importante che tiene insieme l'ambiente, tiene insieme lo sviluppo del nostro territorio, il riutilizzo dei nostri spazi, e penso che su questa sfida si giochi la Toscana del futuro. Io sono particolarmente contento, in linea con quello che è il lavoro che ho voluto dare a questo Consiglio, e ci sia una sezione dedicata ai giovani, perché sostenere chi investe sul proprio futuro e scommette sulla propria professione deve essere una delle linee guida che noi portiamo avanti all'interno di questo Consiglio. E mi farebbe piacere, in questa iniziativa che stiamo lanciando di Toscana 2050, dove si va a ridefinire quale sarà la Toscana dei nostri figli, che all'interno della commissione, del gruppo che lavorerà, ci sia anche qualcuno che possa rappresentare il punto di vista degli architetti, perché credo che attraverso i loro occhi si possa saper leggere meglio quello che accadrà anche domani. È un'edizione un po' particolare, per cui vedremo intanto che cosa è successo, se le cose sono andate avanti, se si sono fermate, se ci saranno più progetti, meno progetti e di che tipo. Ancora più curioso sarà poi l'edizione successiva, in cui si vedrà effettivamente che cosa è cambiato a seguito di questi anni. Cioè, adesso siamo un po' in una fase di transizione, quindi avremo cose iniziate prima e finite prima, cose iniziate e eseguite durante questo periodo di pandemia. Però, diciamo, è curioso la curiosità anche per vedere quali sono state anche le occasioni per i giovani, quali sono stati i concorsi, che sono poi un tema, diciamo, abbastanza sensibile e importante per questo premio. Grande emozione è stata manifestata anche dall'ex consigliere regionale, oggi assessore comunale a Firenze, Elisabetta Meucci, ideatrice del premio. In Palazzo del Pegaso erano presenti anche Pier Matteo Fagnoni, presidente dell'Ordine degli Architetti Fiorentini, e Stefano Frangerini, presidente di Ancia Toscana, che ha parlato a nome del settore edilizio, evidenziando come potrebbe fungere da base per la ripartenza del paese. Vedere la terza edizione mi fa pensare che è stata un'invenzione che andava incontro a un'esigenza, che è quella di promuovere la qualità dell'architettura. Era questo il nostro scopo, insieme al tentativo, la promozione anche dei giovani professionisti. Infatti questo premio ha avuto questa caratteristica di mettere in luce una leva di giovani architetti che fanno ben sperare per il futuro e sono perfetti interpreti delle esigenze del nostro tempo.
un premio che ha una caratteristica unica in Italia, perché premia non solo l'autore dell'opera, ma premia anche il committente e l'impresa. E quindi premia una filiera, che poi è la filiera che trasforma il nostro territorio. Pensate quindi quale delicatezza, quale importanza strategica ha questa filiera. Siamo alla terza edizione che è stata organizzata quest'anno, visto che l'anno scorso non siamo riusciti a organizzarla, e il Premio Architettura Toscana è un momento di confronto che il Consiglio regionale della Toscana, insieme agli ordini degli architetti della Toscana, quindi la Federazione Toscana, l'Ordine degli Architetti di Pisa, l'Ordine degli Architetti di Firenze e la Fondazione Architetti, organizza per dare un'opportunità ai colleghi di dare un po' il meglio di quelle che sono le proprie conoscenze in ambito di progettazione, quindi per provare a fare dei nuovi interventi che siano in questo caso premiati e valorizzati sul territorio della nostra regione. ANCE rappresenta le imprese che assieme alla committenza e ai progettisti sono la parte fondamentale della catena del costruire, soprattutto della qualità del costruire, che credo che mai come in questo momento ci si sia accorti dell'importanza anche della qualità del costruire, che viene chiaramente dopo una qualità del progetto. E a proposito di qualità, proprio in questi giorni noi stiamo assistendo anche a questo dibattito sui superbonus, i vari incentivi fiscali che appunto tendono a migliorare la qualità del nostro abitare, delle nostre case, che è notoriamente una qualità oggettivamente con alcuni problemi. E il premio può essere anche un'occasione appunto per dare un premio alla qualità non solo del progetto, ma la qualità complessiva dell'edificato. Il PAT è rivolto alle opere realizzate in Toscana nei 5 anni precedenti alla pubblicazione del bando. Possono essere candidate al premio opere realizzate da singoli architetti o in gruppo, da dipendenti pubblici o privati. Il premio si articola in 5 categorie: opera prima, opera di nuova costruzione, opera di restauro o recupero, opera di allestimenti o interni, opera su spazi pubblici, paesaggio o rigenerazione. I partecipanti possono candidare una sola opera per ciascuna categoria, ma una singola opera può essere candidata in più categorie. La categoria opera prima, destinata alle opere realizzate da progettisti che non abbiano compiuto 40 anni alla data della pubblicazione del bando, è unica, con un premio in denaro di 5.000 euro. Il 9 giugno, alla Palazzina Reale di Piazza Stazione, si terrà la cerimonia di premiazione e sarà allestita anche la mostra dei progetti vincitori. Da settembre 2022 i lavori saranno esposti in tutta la Toscana. Quel 25 novembre 1260 fu un giorno transitorio. Le ostilità tra Guelfi e Ghibellini non terminarono e gli anni successivi furono ancora contraddistinti da guerre. Però, in quel momento, le due fazioni a Castel Fiorentino firmarono una pace che domenica 21 novembre sarà oggetto di una rivisitazione storica. 75 i figuranti in costume medievale percorreranno le vie del centro storico, basso e alto, a partire dalle 15.30 fino a raggiungere il mercato medievale in piazza Kennedy e dirigersi in piazza del Popolo, dove i cortei e le rappresentanze istituzionali daranno vita alla cerimonia solenne della firma del Trattato di Pace, un'occasione per il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo per ribadire la voglia di ripartenza del territorio e quindi la necessità di vaccinarsi. Al suo fianco Enrico Sostegni, consigliere regionale, che ha evidenziato la figura di Dante, che ebbe modo di parlare della battaglia di Montaperti nella Commedia.
La Toscana è terra di arte, di storia, di cultura, di tradizioni. È bello poter riaprire le porte del Consiglio regionale a tutto questo. È bello poter raccontare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi la storia millenaria della nostra regione, fatta di momenti di guerra anche sanguinosi, fatta di tanti campanili e di tante differenze. Questo però è un momento importante e bello, perché nel 1260 ci fu la possibilità di rimettere insieme, e avvenne proprio a Montesperto, la Siena Ghibellina e la Firenze Guelfa, e poter raccontare quella che è la grandezza della nostra terra, una terra che in questi anni noi abbiamo voluto continuare a raccontare attraverso i suoi monumenti, attraverso le sue bellezze, attraverso le sue differenze, perché la grandezza di una regione come la nostra parte proprio di qui. Le differenze come opportunità e la storia, le rievocazioni storiche, le tradizioni come modo per guardare al futuro con anche speranza e ottimismo. Quindi ringrazio il sindaco Alessio Falorni, ringrazio il collega Enrico Sostegni che ha voluto portare qui questa conferenza stampa. Sono certo che sarà possibile rivivere finalmente tutti insieme questo momento, anche come un momento di speranza e di opportunità, un momento di speranza in un tempo difficile come quello che abbiamo vissuto, speranza di tornare a vivere tutte le nostre bellissime rievocazioni storiche nelle nostre piazze, lungo le nostre strade, con il sorriso dei nostri cittadini che per tanto tempo invece hanno dovuto passare le loro giornate chiusi in casa. Tutto questo è stato possibile ed è possibile grazie ai vaccini. Un momento di storia importante, tra l'altro citato da Dante, quindi in un anno anche particolare per ricordare Dante, e soprattutto si ribadisce a Castel Fiorentino ci fu la firma del Trattato di Pace, quindi un modo per rievocare le tradizioni, per ricordare la storia, ma anche per riassaporare e rivedere una parte importante del nostro territorio. E Castel Fiorentino da tempo sta rivitalizzando il centro, le proprie tradizioni, e questa è un'occasione in più, una manifestazione in più che riuscirà a attirare anche persone da fuori, perché sarà una grande occasione per la rievocazione storica, per stare a Castel Fiorentino. C'è il mercatino, ci sono una serie di iniziative importanti, e quindi sarà una bella occasione per visitare un borgo della nostra Toscana e ricordare la profonda e lunga storia della Toscana. In Palazzo del Pegaso erano presenti anche Alessio Falorni e Claudia Centi, rispettivamente sindaco e vice sindaco di Castel Fiorentino. Entrambi si sono soffermati sull'importanza dell'appuntamento per tutta la comunità. Questa è una tappa importante per la valorizzazione di un evento che sta nel solco della storia di Castel Fiorentino, ma è un evento che caratterizza la storia e la natura, direi, della toscanità, perché avviene dopo quella che è stata la battaglia più importante del Medioevo e nella dialettica tra Guelfi e Ghibellini, che è la battaglia di Montaperti, quindi tra Siena e i suoi alleati e Firenze e i suoi alleati. E proprio dopo quella battaglia, il 25 novembre 1260, a Castel Fiorentino, in quella che adesso è la Piazza del Popolo, dove ha sede il municipio, in una loggia di quella parte del comune, si tenne fu redatta la pace, diciamo, tra Firenze e Siena, ed fu una pace foriera di una serie di cambiamenti e di equilibri che poi hanno determinato la storia successiva della Toscana. E io credo che sia importante rievocarla, come suggerivi tu, anche perché da quella periodo e da quella fase storica della Toscana, era la fase dei campanili, la fase del confronto fra i comuni nella loro piena rilevanza, deriva anche quella stratificazione di culture che poi porta in ultima istanza alla definizione della cultura toscana. E quindi rievocare la pace di Montaperti è anche rendere omaggio alla toscanità intera e alla natura della toscanità che viene da questa dialettica e da questa storia. La giornata è organizzata in questa maniera: si inizia direttamente la mattina in piazza Kennedy, ci saranno giochi medievali e mercato medievale, si prosegue poi nel primo pomeriggio alle 15 con i cortei storici di Monteriggioni e di Firenze, e si prosegue all'interno della giornata con la rievocazione della storica firma e poi ancora cortei e flash mob medievali.
Chi sono gli enti coinvolti, l'associazione del territorio, se sono che ci saranno? Insieme al Comune di Castelfiorentino, ovviamente la Regione Toscana, e poi il nostro grande grazie va alla Proloco di Castelfiorentino, l'Ufficio Informazioni Turistiche, che insieme a noi ha gestito e organizzato tutto l'evento. Posso dire giusto una parola sul sabato? Perché il sabato, il fine settimana è composito perché c'è il Festival Dantesco. Spieghiamo bene. Ok. Il sabato si apre questo weekend di celebrazioni con una giornata interamente dedicata a Dante per i 700 anni, le celebrazioni che ricorrono quest'anno, e avremo l'inaugurazione di una statua di Sonia Rossetti, proprio dedicata a Dante e alla Divina Commedia, successivamente alcuni convegni al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con Massimo Tosi e Francesca Allegri, l'inaugurazione di una mostra ai luoghi di Dante di Massimo Tosi e il Festival Dantesco, un festival nazionale che quest'anno fa tappa in Toscana e si ferma proprio a Castelfiorentino in questa giornata. Dopo cena al Teatro di Castelnuovo lo spettacolo del GAT Teatro, proprio dedicato a Monte Aperti, che poi aprirà le rievocazioni della giornata successiva.